Vado a salutare in collegamento telefonico Francesco Duva del Movimento 5 Stelle, parlamentare siciliano che quindi conosce molto bene questa realtà, perché Giancarlo Cancelleri, il candidato dei 5 Stelle, è uno dei favoriti di questo appuntamento. Ben trovato, Duva. Sì, buonasera a tutti. Dunque, Giancarlo non è un caso che sia il favorito, evidentemente, perché i cittadini sono piuttosto stanchi. Io lo sto vedendo, in quel senso sono in campagna elettorale, sono in giro, adesso a Milazzo, sto andando alle Isole Eolie, non ci stiamo fermando affatto. I cittadini vedono che noi siamo a pieno contatto con loro, che noi comunque il Movimento 5 Stelle cerca di rispondere alle esigenze dei cittadini e va loro incontro. Lo facciamo senza chiedere, senza offrire chissà quali promesse, senza offrire posti di lavoro, senza fare nulla di tutto questo. Prima abbiamo la solidità di un programma che si può andare a vedere su www.giancarlocancelleri.it/programma e soprattutto con la credibilità che abbiamo costruito in questi anni in cui siamo entrati nelle istituzioni, a Roma, a Palermo e nei vari comuni siciliani, dove anche Milano Finanza ha dovuto riconoscere che siamo l'unica forza politica specializzata nel sanare i bilanci comunali. Bene, siamo ben felici di poterlo fare, speriamo di poterlo fare anche per la regione siciliana. Ecco, abbiamo visto anche Grillo impegnato in questi ultimi giorni proprio in Sicilia. Quanto per il Movimento 5 Stelle è importante andare bene domenica? Ah, per noi è importantissimo, oltre che per il Movimento 5 Stelle, è proprio importante, me lo faccio dire, da siciliano. È importante da siciliano, tanto per cominciare. Se poi pensiamo ovviamente al Movimento 5 Stelle, è doppiamente importante perché abbiamo puntato tanto sulla regione siciliana e speriamo anche che possa essere volano, perché no, per le future nazionali, parliamoci chiaro. Sicuramente saremo un bel risultato per Palermo, dopo per Roma potremo ragionare anche come prima forza politica. Lo eravamo già nel 2013, prima forza politica, purtroppo la legge elettorale ha permesso al Partito Democratico insieme a SEL di avere il primo di maggioranza che spettava sicuramente a noi. Siamo fiduciosi che nel 2018 le cose possano andare diversamente. E visto che ha introdotto giustamente anche il tema delle prossime politiche, di cui si inizia già a parlare molto oggi sulle pagine dei giornali, il leader della Lega Nord Matteo Salvini sembra avere aperto alla possibilità futura di un eventuale dialogo col Movimento 5 Stelle. Qual è la vostra posizione su questo tema? Noi dialoghiamo con tutte le forze politiche, ma una cosa è dialogare, che è una cosa molto importante, il Parlamento è fatto di questo, un'altra cosa è fare alleanze. Se Salvini pensa qualcosa di questo tipo casca malissimo con noi, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di fare alleanze di governo o cose così. Già, questo è un concetto che ha espresso abbastanza bene Giancarlo Cancelleri, dove recentemente gli hanno chiesto come ha intenzione di fare. Noi vogliamo portare avanti un programma e siamo fiduciosi che i deputati, le forze politiche che saranno d'accordo con quei programmi, con quei punti di programmi che sono di buon senso, ci possano dare il loro sostegno. Ecco, prima di salutarla, Duva, ovviamente del Movimento 5 Stelle in questi giorni si parla su più fronti. Uno sicuramente molto caldo, molto discusso, è quello di Torino, dove la sindaca Appendino ha perso il suo braccio destro, il capo di gabinetto, per i motivi di cui sappiamo, di cui abbiamo parlato molto, e un episodio che poi arriva dopo anche una lunga serie di polemiche per la situazione romana sempre su più fronti. Secondo lei queste due amministrazioni e tutta la tensione mediatica e anche la polemica politica che le ha circondate potranno in qualche modo influenzare gli elettori siciliani oppure no? Ma secondo me possa soltanto influenzare in maniera positiva, perché dobbiamo considerare che è vero, qualcuno ha sbagliato, ma chi sbaglia da noi paga. Però non viene premiato con un posto in lista, come succede ad esempio con Musumeci, dove le persone più improbabili sono nelle sue liste. Da noi chi sbaglia paga. Il capo di gabinetto che ha fatto quell'errore è stato defenestrato praticamente. E chiaramente, se poi dobbiamo pensare ad altri comuni, c'è tanto un gran parlare di Roma. Beh, in realtà Roma, la situazione non è così drammatica come vogliono far credere i media. Basta considerare che da quando c'è Virginia Raggi abbiamo un più 13% di raccolta differenziata, ci sono stati tagli non indifferenti anche alla macchina amministrativa romana, ci sono grandi risparmi, quindi io sinceramente rifiuto questa visione che viene regalata agli italiani della gestione dei nostri comuni. Noi, chi vive i nostri comuni lo sa, e basta considerare nelle ultime elezioni Ardea e Guidonia sono andati a finire al Movimento 5 Stelle, eppure chi vive Ardea
Italia, chi vive Guidonia alla fine molto spesso vive anche Roma, quindi evidentemente se hanno voluto bissare, mi permetto di usare questa parola, al Movimento 5 Stelle nel loro comune è perché l'esperienza romana non è così drammatica come viene descritta dai media. Grazie Francesco Duva del Movimento 5 Stelle, grazie per questo intervento ai nostri microfoni.